benvenuti alla prima edizione di Agro Generation al Med Talk. Buonasera a tutti. L'ultimo speaker della serata è un ex addestratore di elicotteri. Lui ha superato la visione del contadino, scarpe grosse, cervello fino. Allora, siamo pronti, tra un po' presenterò il WhatsApp un po' a tutta Italia. Beh, speriamo che ce la facciamo. La zappa è pronta, forza! Grazie. Mi sentite? Allora, questa è una zappa. Chi la sa usare? Io da bambino avevo un sogno, fare qualcosa che mi piacesse, e mi è sempre stato detto: ma vai a zappare. Vai a zappare perché molte volte i genitori tendono a farci tornare alla realtà. Per molti in tempo di crisi l'idea è ancora quella del posto fisso. Così noi possiamo invecchiare tranquilli, ci dicono. Ecco, loro invecchieranno pure tranquilli, ma chissà se noi figli invecchieremo felici. Siamo partiti con WhatsApp con l'idea di un'azienda agricola che si apre al mondo. E noi abbiamo un sogno, quello di costruire una serra dove si coltivano relazioni, dove tu vieni e ti diamo una scrivania e un orto, perché il saper fare va messo insieme al sapere. Solo così queste due cose produrranno il futuro dell'agricoltura. Che cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a partire dalle parole. Le parole creano. Le parole sono fondamentali per... ti dicono, ti annunciano la strada che stai per fare. Filiera corta. In Italia si parla di filiera corta. Sicuramente molti di voi sanno che cos'è. Ecco, è come costruire una casa partendo dal tetto. Se non c'è cultura in agricoltura, difficilmente ci sarà un percorso di futuro. Questa è casa mia, la mia azienda agricola, ci pianto un anfiteatro di balle di paglia da 150 posti all'interno del giardino. Voi immaginate i miei genitori che da un giorno all'altro si sono trovati questa roba qua. Come lo facciamo? Dal basso. Chiediamo aiuto ai giovani pugliesi con un hashtag che è simile all'hashtag ufficiale della Regione Puglia. We are in Puglia è l'hashtag che molti di voi conoscono, e noi abbiamo fatto We are in Paglia, semplice. E insieme a tanti giovani costruiamo l'anfiteatro più grande di Puglia da 150 posti, insieme a tantissime persone che sono venute ad aiutarci, e facciamo il primo format motivazionale in Italia per i giovani agricoltori, fuori dalla cassetta, perché i sogni dei giovani che non sono agricoltori si realizzano se fuori dal cassetto, fuori dalla cassetta quelli dei giovani agricoltori. Poi che cosa facciamo? Confusione sessuale nel vigneto. Ci chiama un giornale e dite: cosa fate nel vigneto? E facciamo la confusione sessuale. Ma di mattina? Sì. E come la fate? E niente, con gli insetti. Ah, con gli insetti, scusami, forse ho sbagliato. Pensavano che facessimo qualcosa di strano. Semplicemente insegniamo agli agricoltori l'agricoltura innovativa, ma anche quella sostenibile. Come? Apponendo un diffusore che serve per diffondere ormoni, confondere gli insetti. Diciamo, gli insetti maschi hanno questa difficoltà. Quando vedono troppo non sanno dove andare e se ne tornano indietro. Prima insegniamo le cose nella terra e poi le spieghiamo anche qui. Holiday, proviamo a far vedere a un'azienda l'importanza di far aprire le porte, di far arrivare delle persone. Contadiner, chissà che cos'è il 20-20-20 in agricoltura? Ok, due. Ok, 20-20-20 è il concime primario. 20-20-20 sono 20 cene in 20 masserie con 20 giovani. È la più grande operazione di ascolto dal basso mai fatta in Italia in agricoltura. Abbiamo creato un kit apposta perché con questo kit racconta dinner riusciamo a favorire le relazioni. Non più agricoltori chiamati a raccolta in un pomeriggio da qualche parte, ma siamo noi che andiamo nelle loro case e attiviamo quel contesto. Coltiviamo colture innovative, non facciamo soltanto format, ma utilizziamo i nostri terreni per sperimentare. Quella è la paulonia, questi sono alberi di melograno. Utilizziamo il drone contadino, che è uno dei più accessoriati che abbiamo nel sud Italia, e lui è il dronista, colui che guida il drone naturalmente.
utilizziamo le leve della comunicazione per far sì che gli agricoltori vengano ascoltati. Questa è la petizione che lanciamo l'anno scorso. Sono io sul trattore alle 6 del mattino che fa una foto perché il pomodoro aveva subito un abbassamento di prezzo del 20%. Da 10 centesimi ce lo pagavano a 8 centesimi al chilo. Voi quanto lo pagate nel supermercato? Il 1000% in più. La petizione arriva ad oltre 40.000 firme. Andiamo a ringraziare il team di change.org che ci ha supportato e veniamo ricevuti dal ministro che ci ascolta per circa un'ora, cosa che diciamo solitamente non avviene. Ci ascolta ed è bello essere ascoltati dalle istituzioni. Queste sono le mani di mio padre. Quelle mani io le ho viste molte volte piangere, perché i nostri genitori hanno sempre lavorato tanto, ci hanno spinto ad andare via dalla terra. Mio padre mi diceva: guarda, io sono disposto a lavorare di più affinché tu possa studiare. Oggi che cosa succede? Quei figli che hanno studiato stanno cercando di ritornare alla terra, e non siamo solo noi siamo un team di 20 ragazzi che stiamo lavorando a questo progetto per ridare dignità a quelle mani. Questa zappa è di mio nonno. Mio nonno, grazie a questa zappa, è tornato dalla Germania in Italia. Ecco, il nostro sogno è far tornare tanti giovani che se ne sono andati a coltivare il loro futuro nelle nostre terre. Questo è WhatsApp e questo sono io. Seguiteci su Facebook, grazie.